Oggi vi presento Benedetta, vi voglio raccontare, anzi vi voglio far raccontare da lei la sua storia, la sua esperienza con l'allenamento con i pesi. Allora, innanzitutto Benedetta ha 40 anni, è un'insegnante e viene da un percorso di allenamento un po' differente, cioè era sempre un allenamento con i pesi, ma svolto in maniera un po' differente e si è approcciata a quest'altro tipo di allenamento che diciamo che propongo io, comunque allenamento contro resistenza. Adesso io lascio direttamente la parola a Benedetta, così se ci vuole raccontare un pochettino la sua esperienza, poi se c'è qualche cosa da aggiungere, magari poi mi intrometto. Comunque vai pure, presentati e Allora, vai. ciao a tutti, come diceva Ambra, io ho 40 anni, ho due figli che pesano molto, va detto, ogni figlio vale una trentina di anni e nulla, mi sono allenata per un anno con un sistema di allenamento diverso, ho fatto sempre sport nella mia vita, nuoto, ginnastica, soprattutto aerobica, poi dal Covid, dalla chiusura delle palestre. Per un anno mi sono allenata con un altro sistema di allenamento e di alimentazione, che consisteva in alcuni esercizi senza però il carico di peso, quindi una scheda strutturata con degli esercizi giornalieri, senza caricare, quindi io avevo soltanto dei manubri da 3 kg, degli elastici e poco altro, una fitball e poco altro, e mi sono allenata e ho seguito un'alimentazione specifica, un po' confusa, diciamo a mio parere, con degli alimenti da sostituire tra di loro, insomma un po' complicata da seguire. Io, diciamo, durante quest'anno sono dimagrita seguendo questa alimentazione, però sembravo insomma un pochino deperita perché comunque io non ho molti chili da perdere, non avendo messo massa e essendo dimagrita avevo l'aspetto insomma non è che stavo benissimo, quindi a un certo punto ho deciso di cambiare anche perché facevo comunque uno sforzo a seguire questa alimentazione, se mi capitava una cena non so mangiare un po' di più anche a casa o in quei brevi periodi in cui siamo potuti uscire da amici avevo difficoltà perché avevo le mie cose, insomma era un po' stressante. E quindi su internet cercando ho visto questo X Woman e ho iniziato con Ambra perché avevo fatto un intervento al seno e quindi volevo essere seguita e non fare da solo il protocollo perché pensavo che alcuni esercizi non li potevo svolgere e quindi ho chiesto a Ambra per 3 mesi di seguirmi e ho iniziato, ho letto anche il libro dell'alimentazione, il libro quello lì generico, insomma, ho imparato, perfetto, il libro sacro della dieta flessibile, ho imparato questa dieta in cosa consiste, ho parlato varie volte con Ambra, lei mi ha consigliato di scaricare l'app perché io non sapevo il mio bilancio energetico, cioè non sapevo a quante chilocalorie io sono stabile. All'inizio questa app mi sembrava un po' una follia che dovessi inserire tutto quello che mangiavo, ho pensato, mamma mia, un'altra cosa stressante, però poi ho detto, vabbè, proviamo, l'ho scaricata e adesso praticamente la mia migliore amica, l'app, ho visto insomma qual è il mio bilancio energetico e ho iniziato a seguire l'alimentazione flessibile e a seguire ho fatto i primi 3 mesi, le prime 3 fasi del protocollo X Woman e mi sono trovata molto bene perché con l'alimentazione per me è stato molto meno stressante perché posso mangiare qualsiasi cosa, ovviamente l'importante è che io stia nei macros che Ambra mi ha aiutato a impostare a secondo del mio allenamento e di quello che in questo momento voglio fare, che non è perdere peso ma è mettere su un po' di massa, quindi sono rimasta normocalorica, stabile e variando un po' i carboidrati nel giorno in cui mi alleno e nel giorno in cui non mi alleno, e ho iniziato a fare questo allenamento che subito da subito mi ha dato dei risultati, anche in 3 mesi, che insomma non sono tantissimi, però io ho visto dei risultati, ho visto le braccia, le spalle, io ho la parte di sopra molto piccola, comunque sono cresciuta, li vedo più sviluppati, un po' più soda.
e si iniziano a vedere i bicipiti. Certo c'è altro tanto lavoro da svolgere, però mi è piaciuto, mi sono trovata bene e qualsiasi difficoltà ho potuto contattare Ambra, insomma chiedere a lei sia per lo svolgimento degli esercizi, che comunque viene sempre corretto perché si inviano i video che lei guarda e poi mi dice cosa sto sbagliando. In ogni caso, sia per gli esercizi sia per l'alimentazione, lei mi ha sempre supportato e dato una mano, quindi mi sono trovata molto bene e continuerò in questo percorso cercando di migliorare sempre. C'è ancora tanto lavoro da fare, però Allora, buona strada, hai sì. incominciato bene. Guarda, faccio alcune precisazioni, giusto magari per chi ci guarda che no, non sa bene. Allora, il cambio di allenamento si tratta appunto di un passaggio da un tipo di allenamento che tu facevi prima, che era molto più, diciamo, cardiovascolare, perché quando non si vanno ad utilizzare dei carichi allenanti è più un allenamento, diciamo, generale, cardiovascolare, non si va a dare uno stimolo diretto sul muscolo. Ed è il tipo di allenamento che molto spesso le donne cercano perché vogliamo dimagrire, bruciamo calorie, quindi si vanno a fare quelle cose. Poi sembra di sudare di più, sembra di fare di più, ma in realtà è un allenamento che nel lungo periodo non ti dà niente, anzi ti svuota. Poi bisogna guardare caso per caso, perché nel tuo caso che sei una ectomorfa, quindi significa che hai un fisico che tendenzialmente diciamo, va giù molto facilmente, dimagrisci facilmente. E hai difficoltà a mettere massa muscolare. Se tu ci vai ad aggiungere un tipo di allenamento come facevi prima, il risultato è esattamente lo svuotamento, quindi ritrovarti svuotata con però gli accumuli, quelli più antipatici, quelli più ostinati che rimangono lì. Quindi diciamo l'effetto ottico non è dei migliori. Invece, cambiando tipo di allenamento, tu hai dato uno stimolo diretto ai muscoli che dovevano crescere. Per quanto riguarda l'alimentazione, non serviva tutto questo sforzo che facevi prima, perché quella che tu facevi prima in pratica era una dieta che anche io non ho ben compreso, comunque che diciamo che forse puntava di più sul, diciamo, sul totale calorico, sull'arginare il totale calorico. Però, come dico, tu non è che hai questa necessità di dimagrire, tu in normocalorica hai fatto una bellissima ricomposizione corporea, tu sei dimagrita mangiando quello che mangiavi prima, quindi senza fare la fame, perché mentre perdevi grasso tu ti stavi allenando per costruire massa muscolare, quindi c'è stato questo scambio di, diciamo, di densità nel tuo corpo da grasso a massa muscolare. Anzi, prima mangiavo molti meno carboidrati rispetto ad adesso. Io avevo dei giorni off, anche 2 giorni di seguito off, cioè 2 giorni senza carboidrati sono duri da Guarda, sopportare. qualcuno può anche averne bisogno, però diciamo che su di te non sono assolutamente necessari, anzi sono controproducenti perché tu vai bene, cioè lavori bene con i carboidrati, poi penso che te ne sei accorta, lavori bene, il metabolismo gira e tu ti alleni bene, rendi bene, quindi sicuramente si trattava anche di centrare un po' l'alimentazione in questo senso, oltre al fatto di contestualizzarla al fatto di allenamento e non allenamento, nel senso che ha più senso che utilizzi benzina quando devi andare e magari un po' di meno quando non ti alleni. Poi dopo queste cose le abbiamo un po' sistemate strada facendo, perché comunque tu riesci a ascoltarti molto bene, quindi capivi anche che cosa ti serviva e cosa non ti serviva. Poi per il resto io devo dire che hai avuto veramente un ottimo risultato. Probabilmente potrebbe esserci anche il tuo trascorso sportivo, non lo so, però diciamo che solitamente quando si arriva quando si passano i 30, non è che voglio dare una data fissa, però diciamo dopo tra i 20 e i 30 siamo andiamo a bomba. Passati i 30 è tutto un po' più difficile, che sia il dimagrimento, che sia l'acquisire massa muscolare, che questo tra l'altro peggiora negli anni, e invece tu hai avuto un'ottima risposta, hai fatto un bellissimo cambiamento con relativamente poco sforzo, perché non è che ti sei neanche ammazzata di allenamenti, nel senso erano più intensi di quelli che facevi prima, ma non erano né più lunghi né più di numero. No. Ecco, quindi semplicemente un cambio di stimolo, Sì, solo questo. diciamo
Complessivamente meglio questi, perché quelli c'avevo delle serie lunghe, cioè adesso io in un'ora mi alleno, lo faccio 4 volte a settimana, un'ora è compatibile con la mia vita, i figli, la famiglia, le cene e tutto il resto appresso. Invece prima ci mettevo un'ora e mezza, sempre 4 volte a settimana. Ora uno dice vabbè, mezz'ora in più, però quella mezz'ora in più pesava, erano delle serie estenuanti, 25 ripetizioni per 4, tipo di squat bulgaro, io morivo, cioè non Non era le farei, aiuto. No, no, tosta. E poi anche il discorso dell'alimentazione, il senso, allora, il senso del percorso che faccio io, percorso coaching, è sempre di dare qualche cosa, di insegnare, cioè dare delle cose che poi rimangono anche alla fine del percorso. Quindi, diciamo, tu hai anche imparato a gestire l'alimentazione in una maniera vivibile. E comunque che ti certo, porta risultati. a capire quello che mangio, che cosa sto mangiando, se mangio proteine, se mangio grassi, assolutamente, e mi posso regolare ormai anche senza app, a capire Brava. più o meno se mangio un piatto di pasta a pranzo, poi basta, a cena devo mangiare le proteine, devo mangiare la verdura e magari devo anche integrare le proteine perché mi sono accorta che io prima mangiavo pochissime proteine, È un proprio problema poche. molto comune. È un problema. E Quindi diciamo che le alimentazioni, come magari quella che tu seguivi prima, in cui hai una scelta, diciamo, molto limitata tra alcuni alimenti, che tra l'altro anche di categorie di alimenti totalmente differenti, infatti per quello dico che forse era un'alimentazione più basata sul controllo calorico che sul controllo dei macros, cioè non ti permette di capire effettivamente cosa stai facendo. Quindi con un po' di investimento, di impegno iniziale, perché comunque il primo mese è begoso, c'è poco da fare, che deve l'applicazione e tutto, però con un po' di impegno iniziale tu acquisisci una libertà e una conoscenza che poi ti porterai avanti sempre, piuttosto che continuare a seguire delle istruzioni che non hanno, che magari non comprendi e non puoi contestualizzare in un'altra situazione. certo, ti insegna a fare da sola, insomma, nel senso dopo puoi anche farne a meno. Invece con quelle diete 70 grammi di pollo, 40, tu dopo se perdi quel foglio, se non ce l'hai o se non te lo ricordi, sei persa. Invece così c'è il pesce, mangi il pesce, c'è il pollo, mangi il pollo, cioè puoi scegliere tranquillamente perché te lo organizzi tu la tua giornata. Anche se devo mangiare la pizza, io sto a Napoli e devo per forza mangiare la pizza, se no mi cacciano. Se Ma mangio tu la pizza, devi mangiarla, quei carboidrati li devi mangiare, sono tutti tuoi, ecco. magari quel giorno a colazione tolgo i carboidrati, a cena mangio solo proteine, ovviamente perché la pizza è grande. Però l'alternativa in quell'altra dieta era quel giorno di sgarro che tu vivevi, almeno io, tutta la settimana in attesa di quel giorno e poi mangiavo l'impossibile perché avevo il giorno libero e quindi l'unico giorno potevo mangiare il Ti dolce, la dovevi pasta, rifare. la mozzarella e non, si, cioè, non era possibile perché magari rimettevo tutte le calorie che avevo risparmiato durante la settimana. Invece qui insomma c'è anche la possibilità di, io adesso sto a 1700 calorie, se ogni giorno risparmio 200 calorie e poi devo andare tipo a un matrimonio, cioè insomma ci si può organizzare mentalmente Hai imparato a farlo, a per gestirti qualsiasi sulla cosa. giornata, a gestirti sulla settimana, cioè Sì. è importante questo, è importante. E poi, come dico, appunto, il fatto di insegnare cose, penso che siano cose che, cioè, avute conoscenza tua che ti porterai avanti sempre. Sì, assolutamente che sono utilissime perché comunque comprendi quello che mangi, insomma. E poi, anche a livello di allenamento, comunque hai avuto delle conoscenze ulteriori, perché adesso sai veramente la differenza tra un tipo di allenamento e un altro e come e cosa serve a te per Sì. rispondere, per avere il corpo che vuoi tu. Perché tu, quando ti sei, diciamo, presentata da me, mi hai detto che volevi dimagrire un paio di chili. Adesso tu sai che non devi dimagrire, tu sai che il tuo peso va bene. Devi semplicemente mettere massa muscolare, cioè sono comunque delle cose che bisogna capire, bisogna interiorizzare e poi dopo tu sai quello che devi fare. Quindi proprio il Certo. concetto di quello, cioè sono contenta di averti lasciato un insegnamento, quello A sì, me adesso. sono serviti moltissimo questi mesi, sia per imparare il discorso dell'alimentazione, sia per apprendere
un pochino l'allenamento. Con l'allenamento mi rendo conto che c'ho ancora un po' di strada da fare perché non è semplice, insomma, in alcune cose ancora fatico, ci sono esercizi che proprio non mi riescono, però insomma, pian piano si migliora, si va avanti e comunque ho capito che per vedere i risultati ci vuole per forza il carico, nel senso uno può fare anche l'aerobica, tutto quello che vuoi, il lavoro aerobico, la corsa, crea solo infiammazione e comunque peggiora il livello del muscolo. Invece con l'allenamento, con i pesi, si vede insomma che il muscolo diventa più sodo, più grosso, insomma, più contratto, Piuttosto. tonico. Così e migliora anche l'aspetto. Ovviamente la cellulite ce l'ho ancora, ci devo ancora un po' lavorare perché non è una cosa semplice. Poi Ambra mi ha insegnato anche un pochino l'integrazione, io non prendevo niente, invece adesso sto prendendo gli omega 3, la vitamina D, il multivitaminico, sembra una drogata. La mattina quello lì per la cellulite, come si chiama? Deep Fire mi sembra. Reset. C'è il reset e poi ho comprato anche il drenante. Quindi tutte queste cose, diciamo, dopo un mese che le prendo, l'effetto è che mi sono migliorati tantissimi i capelli. Non so se magari non era voluto, però vedo che i No, capelli, le comunque unghie. questo è multivitaminico comunque, eh? Multivitaminico, unghie, capelli, certo, alla grande. E Sì. poi mi sento comunque in forza. È vero che non faccio la dieta ipocalorica, nel senso non ho ancora fatto il taglio perché non ho il coraggio, non so se mai lo farò. Quindi comunque mangio 1700 calorie, non ho fame, sto bene, mi sento forte, cioè ho la forza di fare gli esercizi. Mentre prima mi capitava che con tutto che non avessi il carico, magari facevo uno squat senza carico, io non ce la facevo perché avevo poca energia. È vero che magari alla fine pesavo 3 kg, io adesso peso 58, sono alta 1,70 m, alla fine dell'altro percorso pesavo 56, magari Sì. avevo questi 2 kg in meno, però non ero, diciamo, all'aspetto non stavo bene perché sembravo più denutrita che una bella magra che sta bene tonica, sembravo sciupata, insomma. E poi non avevo la forza di fare gli esercizi, cioè non ce la facevo. E quindi Comunque, è terribile. una piccola parentesi, purtroppo, man mano che si va avanti con gli anni, la magrezza non va. Nel senso che se a 20 anni dimagriamo tanto, siamo anche carine da vedere. Più si va avanti con gli anni, più quando dimagriamo, più sembriamo vecchie e scappate. Cioè, c'è poco da fare. Sì. Infatti, sì. No. Comunque, dai, io sono molto contenta del tuo percorso e sono veramente stata contenta di averti come atleta. Sei stata brava, sei stata cosa, mi domandavi cose, questo mi fa molto piacere, mi fa capire che vuoi conoscere, vuoi capire, quindi questo mi piace. E quindi niente, se vuoi lasciare un messaggio, se vuoi dire qualche cosa alle ragazze che ci stanno guardando, quello che vuoi. Io volevo semplicemente consigliare questo percorso di X-Woman perché l'ho trovato molto molto valido e soprattutto Ambra come coach perché con me è stata veramente fantastica. Mi ha seguito, mi ha dato dei consigli anche, è anche stata brava a seguire un pochino quelle che erano le mie esigenze in questo momento, quindi alcuni esercizi non andavano fatti, non avevo voglia di mangiare poco e quindi non mi ha fatto fare, insomma, ha detto siamo andati un pochino avanti sulla normocalorica. È stata brava ad ascoltare le mie esigenze e a farle conciliare, insomma, con questo percorso, e quindi per me è stato più semplice, tra virgolette. Bene, grazie. E io dico, contraccambio, anche per me è stato bello comunque poterti seguire, quindi è stato un piacere. Bene. Bene, Benedetto, siamo arrivate lunghissime, quindi salutiamo tutte le ragazze che ci hanno visto e quindi buona giornata a tutte e ciao! Ciao. Ciao a tutti.